tanto rumore per nulla. Ci si aspetta il gran galà di primavera ed invece bisogna accontentarsi di una rappresentazione appena sufficiente. Erickson ostenta tranquillità. Nesta e Maldini, 3 giorni dopo l'azzurro, si rincontrano ma ora le sponde sono opposte. Ci piace come la Lazio prende di petto la situazione, quanto si avvicina subito al gol, invalidato per un non nulla. Il Milan balbetta calcio, mentre dall'altra parte ogni azione si inizia con qualità. Il caldo non frena gli ardori di chi ospita, mentre improvvisamente si arriva sulla sponda opposta, con Marchegiani che controlla e con Leonardo De Araujo che calcia, ma il suo ginocchio ne risentirà. Tanta Lazio, poca opposizione, malgrado il Milan tenga gli esterni a protezione della difesa, che però spesso si fa prendere d'infilata, segno che i meccanismi non sono oliati a dovere. E sempre tra una mischia e l'altra c'è il solito Vieri che ha voglia ed energie non pari alla fortuna. Sembrava che avevamo paura di giocare, abbiamo perso troppi palloni, buttato solamente in avanti e se si voleva agganciare un po' la Lazio si doveva fare qualcosa di più. Veder costruire qualcosa al vecchio diavolo finisce così per sorprendere. La battuta del pesarese Ambrosini dà però solo l'idea del gol. C'è un po' di elettricità nell'aria, Mancini e Costacurta non si sono mai amati ed il messaggio ne è una conferma. La continuità davvero non manca. Lasci la scena dalle parti di Abbiati, la ritrovi sempre lì vicino al portiere di Abbiate Grasso. Leonardo è diventato spettatore, Costacurta alza un po' troppo la gamba su Vieri, UEA spesso diventa l'ultima barriera. Anche se troppo isolati, due della Lazio combinano sempre delle buone cose, ma ormai il monologo non conosce soste. Durante un'ora molto molto bene, siamo stati padrone in campo sicuramente. Mancava il gol, purtroppo, ma non sono preoccupato per questo. Mihajlovic è stanco, preoccupato e si vede, anche se il suo sinistro è sempre molto speciale. E finalmente ecco venir fuori dal guscio il Milan, il trascinatore è sempre un liberiano senza età, il tocco finale non è determinante. Ed un attimo dopo il replay con Wea che inventa e Boban che conclude alto. Vieri non è d'accordo con Cesari e lo manifesta apertamente. Conclusioni per Zaccheroni. Io credo che parteciperà a questa corsa per il titolo solamente chi fra questi 15 giorni sarà a tiro della Lazio. Chi non sarà a tiro non credo che potrà partecipare.